Prova. Prova. Vada male, esatto. Io sei venuto vestito buono. Sa. Bollilla! Dove? Hai fatto proprio Pasquetto, sì, eh? A pesto. Ma boh. Ma comunque. Allora? Ma in bagno, vale, no? No, ti vedevo in posizione, scusami. Amici, come va? Guardate la curva là sopra, ma siete ballati. Allora, vai giù, Marocca rasa rosa trovo. Va bene, no, voglio così. I ragazzi hanno studiato, quindi... Un applauso a Francesco Albanese. Frank Carpentieri. A Bonana Meraldo Fabriz. Ce l'ha un messaggio, sai campà. Oh, sai campà, eh? Oh, sai campà. Allora, ragazzi, innanzitutto benvenuti a tutti. Un po' di silenzio. Stava l'anno Paolo. Allora, io sono il direttore di Ateneapoli, Iannotti, Paolo Iannotti. Abbiamo organizzato questa iniziativa che veramente volevamo tenere già un po' di tempo fa, poi con Alessandro Siani, un applauso intanto a Alessandro Siani. E a Francesco Albanese. Dicevo, stiamo tenendo un ciclo di iniziative anche l'anno scorso con Paolo Cagliazzo, eccetera, per i 20 anni di Ateneapoli. L'anno scorso erano i 20 anni di Ateneapoli, quest'anno è il 21° anno, quindi siamo un po' in ritardo nell'appuntamento ingegneria. Con Alessandro Siani ci conosciamo da 10 anni, tra l'altro quest'anno il 1° giugno mi sopporta da 10 anni. Ma stiamo parlando Mazzarino, frate, si chiama ammurbata, che fa capisco, o sto sbagliando al tu, cioè veramente un compagno mi sa Napoli che veramente si accatta sullo bosco capemondi, io non lo veramente, ma siamo te lo rilascio e ti ne inganna, che veramente un capazzone a confronto di un fierro felato, te voglio far capire solamente sto fatto. Possiamo ringraziarlo. Ciro Marino, lo staff della presidenza di ingegneria, che ha collaborato molto a questa iniziativa. Allora, un ringraziamento anche al preside Vincenzo Naso, che arriverà a momenti. E al nuovo preside Edoardo Cosenza, che è venuto a salutare Siani perché era in partenza per il CNR a Roma. Da questo momento in poi e facciamo non siamo anche più un grande applauso agli sposi. Auguri! E infatti abbiamo portato pure il bombiniero, veramente, frate. Stupare scarpa, veramente, non ho parole, frate. Non dire che ti catta per la giornata, ma almeno i 6 mesi potevano essere, veramente. Asca mi ha detto la verità, Garibaldi vicino con me. No, veramente. No, però la verità mi fa una sola, ti voglio bene. Veramente. Scusami. Ah, Alessandro, volevo dire che noi siamo collegati in videoconferenza. Attenzione, perché adesso è un momento molto importante. Perché non ci capite niente, come fa? Che è importante, però ha capito. Allora Paolo, siamo in web conference in tutto l'Ateneo, grazie al professore Angelo Chianese, che dovrebbe essere qui della facoltà di ingegneria.
Grande, quindi, come si chiama? Chianese. Grande Chianese, grande. No, lo dicevo perché, per dirti che quindi ci vedono anche dalla facoltà di medicina, al Cappella Gangiani, da Agraria, Portici, Veterinari e le altre facoltà. È uscito molto ospitale, la facoltà di medicina. Da questo momento non sono più responsabile di tutto quello che accade. Ma dai Paolo, non scherzare, su. Allora, Alessandro Siani, come abbiamo già visto, lo conoscete già tutti quanti. O da drizzo il microfono, dove ne torci lo dico prima. No, ma siamo a un'ora e mezza e smerzo, frate. Cioè, ma perché non può drizzare, ti metti così. Cioè, chi ti parlava così? Hai capito, Carpenti? No, ce l'ha già spiegare voi da Frank, che tenendo un uovo nel gelatino, a cagare arriva il cervello, ci vogliono pochi tiri. Scusate, a me piace improvvisare, scusate. Allora, ma te ne voglio rilassare da così, bravo. Ah. Bravo. Un partono a capo, chi ne partono a casa, siete grandi. Siete grandi. Ma ce ne ha emozionato Arturo. Tra l'altro, quando abbiamo parlato con Alessandro di tenere questo incontro qua in ingegneria, parliamo di un minuto serio, ci sono due rane su un motorino, scende una rana e dice vicino a che lato ranuccio. Va bene. A me fa pari solo a me sta cosa, a me chiari che pare solo io. Parliamo serio, mo. Va bene. Allora, Alessandro Siani... Ci ma devo mettere l'aria condizionata in da macchina, quanto sta? 6.000 euro. Stai fresco. Sto per che cazzo. Poi dai, spieghi in questa mano. Buon dream team. Allora, dicevo, pensavamo a ingegneria anche perché negli sketch di Alessandro Siani ci sono... C'è l'ingegneria aerospaziale di Sio, perché lui c'ha uno sketch quando parla dell'aeroporto di Capodichino, no? Ma sì, io nei miei sketch. Ma c'è potuto fare cannoli, c'è qui, non esiste. Ma c'è mano. Come? No, è venuto cango. Professore Chianese. No, è venuto. No, non esiste, me ne vado. No, mi c'è in grippo, no. Professor Chianese, due minuti. Professore, venga. Stiamo stessa la scarpa, non posso aiutare tu. La scarpa si muove solo, ma è imbarazzante. Cioè, è il professore responsabile. Professore. Del complimenti. Del web dell'Ateneo. Complimenti. Io volevo dare, diciamo, gli auguri a tutti di passare una bellissima ora qui. Grazie. No, no, pensavo che era una prova lunga, scusate. Però non breva spino. L'auspicio è che queste occasioni si ripetano, perché l'università è anche fatta di questi bei momenti. L'università va vissuta. Però adesso fatemi. Olè, 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 olè. Grazie, professor. Ha già scherzato, scusa. Poi se volete. Si è spostato! Se volete faccio le conclusioni, ma così vi annoio alla fine. Questo una domanda vi volevo dire. Sì. Mi dispiace che avete fatto di fretta per venire qua. Vi è rimasta ancora a schiumare la barba in barba. Veramente. Scusa. Paletta se n'è giunto. Ah, scusa. Scusa. Aldo, nato poche. Allora. Allora, mo sì. 30 secondi serie. Dai. 30 secondi. Vabbè. Mi piace scherzare, però credo che sia anche importante lo spirito di questa mattinata. Ah, ma due minuti serie da là, che sennò va smescima. A proposito, il preside che arriverà fra poco mi ha detto di portarti il saluto del rettore anche. Tu sei iscritto all'università, mi pare, no? Io sono stato, che si va a vedere.
proprio rettore mi hanno salutato a me, un rettore. E capito? Fosse un frate Donatella. È già rimasto struzzato a volo. Comunque, no, mo. E tu sei un re. Però io ti dico una cosa. No, no, no. No, io veramente, lo dico seriamente. Se vi può servire. Un giardiniere, un minuto. Comunque. No, sotto ci hai visto i capi. Se era una brutta, stai piangendo, capisci? Sto piangendo dalle miserie. È uguale, è uguale. No, io sono stato iscritto a scienze politiche. Veramente. No, perché volevo partire a fumilità. Allora, se fosse fatto che ogni anno gli fanno parare esame. Comunque, alla fine non ti dico buci, guarda, mi amori tu. Hanno già. Si è allungata la mano, visto? Bello, però si è buccato il microfono, vedete? Comunque io l'ultimo esame, mi ricordo, non l'accettai. Cioè, vossuro mi ha detto Pindotto, io non l'accettai. No, vossuro mi ha detto Pindotto, non l'accettai. Perché io tenevo tutto 18 e mi inguaiava a me. A proposito, ho saputo che a casa tua, tua madre, nessuno sapeva che tu venivi all'università. No, mamma si è emozionata, ha detto, mamma va all'università, e te non le preghiere mi hanno avuto un senso. Poi dopo vediamo col professore Chianese se è possibile darti una laurea honoris causa. Una cosa buona. Ah, già, calizzami, ah! Sono tutta la causa! Ha detto, ora sto voltando al tribunale, ha detto, cosa fa una mano? Lo trovano così. E cioè, poi mi sono poche panze o per esempio la Coca-Cola. No, perché... Quando sono seduto. Ah, no, proprio quando si è assaltato, invece se si è allerta è una cascetta. Purtroppo lo sapevo che oggi sarebbe andata così. No, io devo dire la verità, cioè non ti voglio. No. Cortesemente spegnete i cellulari, almeno. Cioè in questa università ci stanno molti problemi. Abbiamo fatto uno speciale che è uscito. Ce ne fotto proprio. No, è morto. No, veramente si porta una guagliuna. Un coppo parcare per mezzo e mette sti giornale. Pure lo cambia se ne scende. Siamo a frate, mi è musciato. No, comunque ci sono. Il problema dei trasporti va detto. Cioè secondo me, mo lo dico anche in collegamento. Scusami, qua studiano ingegneria dei trasporti, eh? E c'è anche l'assessore regionale che è professore. Ci sta l'assessore. Cascetta, non è ancora arrivato. Cascetta, ne è arrivato. Cascetta è responsabile dei trasporti. L'hanno lasciato ancora un colpo trotto. Vai a vedere. Mira quanti cascetto ci stanno. E si mette a sta cascetta. Esce anche lui. Bene e buono trovo sotto un top, non lo sai. Ha mangiato tutta una Sprite, una 7-Up, tu non lo sai. Bene, buono, una bottiglia esce un solo, io non lo so. Uno va a fare un rutto, bene, buono, zumba nell'entro, io non lo so. Comunque, io non lo so. Boh, hanno fatto i cantonieri, non è ciò uno fatto romito. Cioè, tu non parli con un cantoniere. Allora, io credo che il problema dei trasporti sia un problema molto importante. Ma perché? 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 Ma, ecco, perché? Ma una decina perché? Perché c'è troppo traffico. Tu sei proprio all'università che parla così oppure sei entrato dei stramacci perché è una fresta l'ha avuto. Comunque no, comunque il problema del traffico c'è, siete d'accordo? Cioè io stai venendo la macchina, Paolo, non ti dico bugie. No, stai, no, a un certo punto si va via Marino. Silenzio. Poi quando sono interrogato non parlo. Io stai venendo traffico, Paolo, a un certo punto ci ha acciappato un vieci da macchina, ha detto scusate ma è parecchio che state nel traffico, ma risposto penso sono partito che ero guaglione. Poi il problema dei trasporti, quale? Comunque per risolvere il problema dei trasporti
uno dovrebbe prendere i mezzi. Grande mezzo. Uno dovrebbe prendere i mezzi. C'è quelli che solamente che se è pomo no. Il cantiere della metropolitana a Napoli stanno aperto veramente da 50 anni. C'è a un certo punto un vecchio si avvicina vicino a un capomastro. C'è sentito, ma su 50 anni state scavando, scavando, scavando. Ma sta metropolitana, state facendo o state cercando? Molto buona. Dopo lì c'era così, la teneva. Perché anche è importante, voglio dire, rispettare i segnali. Ma stanno, ma che è successo? Voglio all'adresa, stanno danno i pasti. Ah, ce l'ha fatta assaggiare. Ce la Rai? Voglio ce la Rai, voglio mi sistema, ci sono. Parlami italiano, italiano, italiano. Da posto, io. Stai faticando a Rai? TG3 Campania. TG3 Campania, ma da data alla. Aiuto, ci mette persone se oggi si mettono poco tu, eh? Ci vanno poco di tempo, che dai città prima a te. Chi è? Frate, hai iniziato un attimo, vieni qua. Oh Bermudo di Santo. Ora si crede che stiamo facendo uno spettacolo a barcaturo, frate, veramente. Allora, dicevamo. Allora, 30 secondi seri facciamo. No, io sei sistemati capito, ma è bello. A proposito di ragazze, molte ragazze e ragazzi pure ci hanno chiesto, ma questa Panicucci che quando ti vede a bulldozer ti zomba addosso, ma che cosa c'è tra di voi? Ma sai, ma con. Ragazzi parliamo. Così facciamo una cosa all'università. Qualche giornale rosa ha detto pure che forse c'era qualche cosa fra te e Panicucci. A proposito, ma no, la Panicucci no. È incinta, eh? No, dico. Tu non c'entri. Non per sapere. Dobbiamo chiedere a Tatore. Riprendiamo pure, raga, perché siamo nell'. Siamo nell'universo. No, non spingete. Ormai parlo in un concerto, vai giù! Ormai è un concerto! Ragazzi, non è no, la RAI, è il canale 21, è trattenito. Che bello molto buono. Magari in un 10. Vale, assiste da me. Comunque. Fate passare. C'è una ragazza incinta. Sì, no, cortesemente non può entrare esatto. Più nessuno perché abbiamo no, veramente, problemi di sicurezza. Più spazio, aiù. Quindi abbiamo problemi di sicurezza, non può entrare più nessuno, altrimenti entriamo in difficoltà e dobbiamo non sospendere l'incontro. Quindi cortesemente non può entrare più nessuno. Perché altrimenti già come norme di sicurezza siamo un po' al limite. Allora, la Panicucci quindi non ci puoi raccontare. No, io devo dire una cosa che è importante. Sì. Approfitto ecco che ci sono gli amici della RAI. Perché devo dire questa cosa che è importante. Dovete sapere amici, e questo ve lo dico sinceramente, essere napoletano è un fatto positivo, perché ci sono delle cose che noi abbiamo che gli altri si sognano, tipo la spontaneità, il saper uscire da alcuni problemi con un'invenzione, questo sappiamo fare solamente noi. Quando i milanesi, per dire, oppure quella del nord, sentono che noi siamo napoletani, purtroppo è ancora vero, nel 2005 questa cosa è ancora vera, però noi ci siamo tolti una grande soddisfazione, mo al di là di quello che è accaduto, perché con questo DVD che è uscito, che è uscito in Campania, sono state vendute originali, lasciamo stare che fosse prima fu pammure di. Vabbè, ma costa solo 10 euro, dai, invitiamolo a comprare. Voglio far capire stufato. Però noi abbiamo dato una dimostrazione importante.
C'è quella là che a Napoli non è detto che a fuori. Oh, ma frate, ce la fa. Non è detto. No, mi aspettavo. Non è. Ci stiamo rimbalzando, dopo tu ci appa a voi. Infatti avremo che lupala, dice, ma a che serve sto po'? Ma perché è tra suo preside, fra? Quindi abbiamo dato una grande dimostrazione che è stata questa, cioè vendere in campagna 20.000 DVD originali è una cosa che loro si sognavano. E io nel piccolo ci sono riuscito e questo è stato grazie a voi, quindi ci siamo riusciti. Poi se l'ho masterizzato o acceso cosa fosse, voi sapete. Guardate. Io ci visse proprio a punta Ruperizzomi, io. Poi no. Dai, comunque. A proposito, per chi vuole, siccome il DVD è andato esaurito in edicola, per chi vuole c'è un punto hanno qui messo all'ingresso, una bancarella all'ingresso qui dell'aula, dell'aula magna, quindi chi lo vuole. C'è DVD con libro addirittura. C'è DVD con libro che. Hai anche scritto un libro? No, ma non è un libro, sono i racconti di Tatore, cioè quello che. Che. Napoli-Milano, 1 ora e 10 minuti. Tu non sai leggere, domande anch'io. No, io me lo so letto, quindi mi puoi anche interrogare. Cioè, questo è un esempio, su motorino che andava talmente veloce che all'altezza di Frosinone si è bucata una ruota. E meno sono giù da un banana. Quando sono passato annanzi al lato veloc, se non mi ha fatto una fotografia, mi ha fatto un applauso. Però comunque Fiesta è questo, per chi lo vuole all'ingresso 10 euro, prego. Che tempi abbiamo ancora? Abbiamo una mezz'ora, un quarto, 20 minuti mezz'ora. No, perché vorrei sistemare i ragazzi là, che mi dispiace che. Sì. Cioè metti a qualcuno avanti qua, cioè qualcuno che si sposta, sedetevi qua avanti. Sì, noi comunque abbiamo dovuto chiudere l'ingresso. Ah? Abbiamo dovuto chiudere l'ingresso. No, chiudiamo l'ingresso, quelli che sta entrando. Sta ragazzina che si è scutato i baci per uccino in pietra. Accompagnami che te ne parla tu. A sorri da Alessia. E Barbie veramente sta in forma, se hanno. Fate passare pure quel ragazzo, passa, Gigio, vieni qua, vieni. Mettiti avanti, Vieni, no, lui, vieni avanti. Vieni, mettiti qua avanti. Stata corta la sabbia, spurca il cocco. Vieni. Io volevo chiedere ai ragazzi se avevano delle domande. Sì, infatti, ora facciamo fare un po' di domande dal pubblico. Valentina. Se c'è qualcuno che va nel pubblico. C'è Valentina. Vediamo dove. Valentina, quindi non ti aspettare subito. Valentina ora arriva. Per fare qualche domanda. Ma Francesco Albanese ci dice qualcosa di lui? Francesco Albanese. È un matrimonio artistico, anche questo va avanti da 10 anni. Ma sai, come Battisti tiene Mogol, come Cicci D'Alessio tiene D'Agostino. Tu tieni come Albanese. Come Cato dice, l'unica incarnata del chirurgo, non lo so come. Sì, sì. Il grande Ciccio Albanese che. Per chi non lo sa, dovete sapere che sono 15 anni che ci conosciamo, che noi abbiamo fatto le scuole, noi stavamo all'odontotecnico insieme. Che Dio vuoi. Comunque poi questo sodalizio artistico che continua, sì. Cioè è l'unico punto di riferimento mio quando. E poi lui credo che sia uno dei più bravi, a parte che negli ultimi tempi, l'avete visto anche nel DVD, nel Monsieur tu Monsieur, sì, in altre cose. Sì. Credo che sia uno dei più bravi autori che sì. Ci siano in circolazione, quindi approfitto che state tutti quanti voi per fare un grande applauso a Ciccio Albanese. Alessandro, un'altra domanda, come si nasce cabarettisti? Dopo 9 mesi. Tu ma a me e papà cioè. Papà se no ha vigliato le turco e andava in un break a ciappare a mamma con un bigotino, padre mi si ingrifato e dopo 9 mesi ascetti.
E bacetta, quando esce bacetta, papà, ma come si nasce? Io credo che in ognuno di noi ci sia un talento nascosto. Sì. A te sei nascosto che è una bollezza. No, no. No, nel senso positivo, sì, sì, no, se no. C'è sta frase. Poi credo che comunque viene a galla quello che tu sei. Io poi devo dire la verità, la mia comicità è molto spontanea. Sì. Cioè, a me piace molto l'improvvisazione. Io nel TV di Fiesta ho fatto un pezzo che è L'ultima cena, dove in pratica... dove in pratica il pezzo durava 2 minuti e poi improvvisando è durato addirittura 10 minuti. Sì. Cioè mi sono usciti certi cose, pensa Gesù, che stava facendo pastinatura a crema. O ci stiamo pure nudo, gli fa capire su fuori. No, scusami perché l'affollamento oggi è stata una cosa al di là di ogni previsione. Tra l'altro, come ti dicevo prima, quando siamo visti, quando sei arrivato in ingegneria, noi organizziamo queste iniziative perché ormai con i tempi dell'università, con la riforma Moratti, questi studenti studiano dalla mattina alla notte. Più o meno, dovrebbero. E invece lo stesso, ma passa chilo, perché poi passa che a me sarà butto un bietto. Frate, ma rapatelli che lo buttano, sta solo il secondo in allerta a baracco, frate. Arrabbiatino, ormai c'è stato tutto un look, era proprio buttone, non ce la faccio. Cioè... E quindi abbiamo pensato di dargli un'ora di sollievo, farli ridere un po' dopo questi studi. No, ma studi impegnati. Ecco, esattamente. Voi siete d'accordo, vero? Siete d'accordo? Sì. Vediamo un po' se ci sono delle domande. Parliamo delle un po'. Domande. C'è sa qualcuno? Sì. La curva B palumena, non lo so. Però mette suggezione, esatto. Sì, no, assolutamente. Sì. Sì, Paolo, magnati. Però vi dovreste avvicinare da queste parti per fare delle domande. So che è molto complicato, se no dobbiamo far circolare il microfono. Potete passare il microfono di là. Sì. Ma Valentina? Valentina sta in secondo mezzo... me ce l'ha fatta a passare. Se non ce l'ha fatta. Allora vai. Prima di tutto volevo dirti. Oh mio Dio, ti prego! No. Mamma mia! Volevo sapere seriamente come fare per sposarti, prima di tutto. E poi... Ti faccio sapere, ah! Sì. Ma tu quanti anni hai? 21. 21? Vabbè, allora è una moccata dopo, sì. Ma ci mi sta a disposizione! Ma ci mi sta a disposizione! Io ci conto. Poi una domanda seria, volevo sapere se la tua. Non l'ho capito, scusa, me l'hanno dato per 20 secondi solo tu. Ci conto per quello che hai detto prima. Cioè, ti aspetto dopo. Ok, dai. Ok. Poi. Una domanda seria. Aspetta. No. La domanda seria. Però andiamo a mettere sotto all'acqua. No, no. Veramente... no una domanda seria. È stata molto lunga la tua gavetta o sei riuscito subito? È stato un cavattuno. No, veramente, ti rispondo seriamente perché veramente, quando voglio bene, veramente voglio bene. Perché io e Francesco teniamo questa grandezza, sapete qual è? Che generalmente gli altri comici o gli altri artisti, cioè come se si sentissero, cioè, sopra al pubblico, cioè non so se sono stato chiaro, cioè invece è Francesco, siamo proprio come, cioè siamo voi che facciamo questo lavoro, cioè però rappresentiamo, cioè quello che pensate, cioè quello che fareste, noi stiamo qua. Cioè noi ci divertimmo, ci emozioniamo, perché siamo napoletani. Poi ci ha spostato, perché onestamente, vero solamente culo, è impulso che facesse una fotografia e dice che stessi anni, voglio far capire solo questo fatto. Non mi sembra bene, hai ragione, scusami. Però è stata una gavetta lunga, abbiamo iniziato 10 anni fa, e voglio dire, dall'anno scorso che comunque discutiamo un po'... Ma che credi, te ne chiudavo io?
un certo successo. Però è stata dura perché abbiamo fatto vari programmi, varie cose, però abbiamo un vantaggio. Anzi, approfitto per dire una cosa e varico solamente a voi. E la dico per la prima volta in pubblico. E Francesco abbiamo fatto Fiesta, poi partirà un altro DVD a dicembre che si chiamerà Tutti Bravi, che già c'è stato lo spettacolo e poi ci sarà questo lavoro. Sicuramente ci hanno fatto un pezzotto, qualcuno che è venuto ammacciato. Però non vale la pena prendere quello. Cioè, se io faccio l'originale e uno fa un pezzotto, lo masterizza, lo posso capire, perché tra virgolette ci sono delle spese grossissime. Però quantomeno nell'originale dimostriamo quello che vogliamo proporre al pubblico. Quindi poi da là fare pezzotto non ci interessa, però è brutto che poi venga visto un lavoro che non è quello che vogliamo portare al pubblico io e Francesco. Però noi abbiamo deciso di fare questa cosa, cioè, ed è un'emozione, vi assicuro, che voglio condividere con voi. Quando abbiamo fatto Fiesta, erano i 10 anni del nostro lavoro che abbiamo portato in questo DVD. Poi abbiamo fatto questo secondo spettacolo che si chiama Tutti Bravi. E a Tutti Bravi si è seduta una persona in prima fila, si è vista lo spettacolo, è venuta nel camerino e ha detto: dopo 20 anni credo che si possa fare un altro film con un comico napoletano. E questo era il produttore di tutti i film di Massimo Troisi. Quindi, facciamolo a Massimo questo applauso. Grande Troisi. A Massimo Troisi. Grande Troisi, grande. Bene o male, ti erano azzeccato e mutante. Le cose che avevano subito torna. Io ho parlato 16 minuti, va bene, poi ci è venuto un grip, andate a voi. No, te lo ha gustato un marolo alla frate, veramente. Se no va a pigliare la Sinicola e organizzare, ma aspetta, uno spaghettino, scusa. Lui è Antonio Cioffi, un rappresentante. Ma veramente ti assicuro, frate. Allora, veramente mi fa piacere per Cioffi e per tutto il carciofolo, ma veramente. Ciao Cioffi. Quindi voglio dire, capitano anche delle cose che sono straordinarie. Più o meno tutti i comici della mia generazione sono tutti quanti quarantenni, 44 anni, 45 anni. Cioè io mi trovo, cioè a tenere più o meno, cioè noi siamo coetanei, più o meno. No, io tengo 30 anni. Voi come state qui? Ma già fa 30? Ah? Comunque c'è, e mi trovo quindi in una generazione che posso anche, tra virgolette, non rappresentare, che mi sente rappresentare, che già ci sta Cioff. Sino che è venuto a fare. Mo culo non lo tene proprio. Sì, sì, ora lo faccio passare. Non dai qua schedì. Che non piglia. Comunque. Comunque almeno raccontare quello che la nostra generazione ha da dire, e cioè, questa è la cosa importante. Anche lui avrebbe qualcosa da dire per una domanda, prego. Volevo dirti, ti volevo fare prima i complimenti. Grazie. E poi volevo dire, ritornerai in televisione come con lo spettacolo che hai fatto ultimamente su Telenapoli? Ah, number two. Ah, in televisione, l'altro, sì. Noi abbiamo fatto Fiesta, Movida. Sì, Movida. Ma sai, Fiesta e Movida sono dei programmi che noi facciamo in estate per sperimentare delle cose. E infatti in questa sperimentazione è uscito un personaggio che è Gigi D'Alessio, che noi, per esempio, anzi Francesca secondo me ha fatto una riflessione sulle canzoni di D'Alessio che secondo me ne vale la pena, perché ne stavamo parlando ultimamente. C'è sto microfono. No, vabbè, innanzitutto Gigi veramente forse il cantante che oggi ci rappresenta in Italia, o no? Vi piace?
Sì, facciamo un applauso a Gigi. Vabbè, non ci sa, ci manca così, dai, non ci sa. Però Gigi, Gigi è bellissimo perché fa delle canzoni che sono stupende. Una su tutte, per esempio, quella che fa, come si chiama? Quello che parla della ragazza spagnola, e la canzone ha cominciato così. Parlando della ragazza spagnola, fa: parlava poco italiano. Es. E tu? Quella. Però no. che lato vorrebbe? È l'ultima che la fa: le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà. Ne dici, ma qua si va più le giufra. Osce! Ci sono altre domande? Allora, intanto, siccome prima parlavi degli inizi della tua carriera, sì, Tele Garibaldi è stata. Io ho fatto Tele Garibaldi, dove là è nato il personaggio di Tatu. I personaggi che nascono, cioè, io Tatore vedi un ragazzo in discoteca, sì, che comunque tutto caso muove, che con sta mano pare sempre che tremo mezzo, ma se l'erano fatta su, ma e capito, ma poi era proprio tutto, cioè si è fatto flappare, chi si proprio ti ingrippa vicino al bar, frate, non c'è l'azzurro e caccia fu presepe, cioè chi se proprio, chi se proprio. Poi io avevo un B50 e a me la battaglia una volta. Parlando un po' e utilizzando un tormentone che era o frate tuo, che solita parla o frate tuo e infatti in questo ultimo spettacolo noi abbiamo immaginato Tatore in discoteca ad Amsterdam. No, da me a teatro non esiste. comunque Tatore tenne si fatto che è un ragazzo che è proprio della strada e che comunque vive con questo pomodorino che è un incrocio tra che vive con questo mezzo che è un mezzo diesel nel senso non è che va a diesel, ma dopo ci vanno 5 loro, te ne a diesel. È un fatto importante. E Tatore. Grande. E Tatore. Ma vedete questo grande mezzo? Io vi giuro su mia mamma. Grande mezzo non è una cosa preparata a tavolino. Grande mezzo, e che stiamo facendo una pizza? E a un certo punto mi scatta questo fatto e dice: ma già paria. Vi capite questo fatto? Dice: ma me ne fottu proprio quello che succede. Me ne fottu, ma già paria, non esiste. E quindi ha cominciato a parlare. Quindi credo che sia importante, questo dico sempre, la spontaneità, tutti questi tipi preparati, questi fatti così, frate. Oh. E rilassato un po', beh, come venisse, ti, un pantaloncino, la maglietta celeste, scappa, ma quando ti è vissuto se ne aiuta la luce. Che uno viene. Che uno viene, come sta? Poi dopo Tele Garibaldi è venuto Maradona Show. Tele Garibaldi, Maradona Show con Alan De Luca, che ringrazio e saluto, che fa capo un coppo, aglio, Ah, ma ci sta un guaglione che è passata Leo Cremo. Chiedo scusa. Prima chi l'ha da spillicciato? Potevi aprire lì in fondo, così passa un po' d'aria. Ecco, se si è lasciato aperto passa un po' d'aria perché effettivamente fa caldo. Se no fanno la sauna. No, si suda. Veramente ho fatto qui. È un'università che sta nel Sudan qua. Veramente si sura come ciucci. Si sura come ciucci. Dicevo, quindi Maradona Show, poi Pirati. Poi abbiamo fatto Pirati, dove c'era una serie di comici. E poi è arrivato un programma che secondo me sul regionale è uno dei programmi più belli, che è Number Two. Number Two, sì. Perché Number Two grande Rambone. Number Two è un programma che associa lo spettacolo, dove quest'anno aveva un ruolo un po' di disturbatore. Però Lamberto è uno di quei programmi, è uno di quegli esempi dove la televisione regionale è fatta bene. Quindi credo che questo sia
un'altra bella notizia per la nostra città. Tra l'altro mi è piaciuto che hai massacrato un poco la Lecciso. Ma a me mi piace noi sfuttere, perché io tengo su fatto, nei miei spettacoli, mo sono 10 anni che noi ci divertiamo, cioè non si è mai offeso nessuno. Ma lo sai perché? Perché io non lo faccio con lo spirito di... No, è di ridicolizzare oppure di risaltare il difetto di una persona. Io faccio come se stessi in da comitiva con gli amici. Allora bello e buono vira uno e io sfutto, ma come capita a me, come capita là, come a te è capitato con patatetta. Però cioè tu le hai già tu le hai capito, ma firma che ci lo vada, hai capito? Ma Maurizio con Maurizio, perché è così, tu non puoi fare niente, quando uno si accomincia, scusa, dai, poi è bello giocare ma dire anche le verità credo che sia importante, nel senso che è importante. Pienamente d'accordo. Poi sei stato al Costanzo Show, Maurizio Costanzo. Io sono stato a Costanzo che, ma, scendo, no, sai che mi ha impressionato il Costanzo? No, lasciamo suo marito, lascia suo marito. A me che... Cioè, che ci ho detto? C'è tua mamma, perché poi ti mi ha confreddo. Oh, scemo. Sai a mamma, ti rifatto proprio. 1, 3, 4, Maria De Filippi da buona, le cose, no? E le cose proprio. Questo si divertiva. Oh. Usciamo è fornuto. Comunque. C'è ma. Perché proprio. C'è Maurizio, ma dimmi. C'è Maurizio, ma che è? Ma lui ma. Affrate però. Ma lascia il suo mestiere che fa, che affra a me, Alessandro Frate. Ma Maria De Filippi come l'hai conosciuta? E se là, ti ricordo che era quella tua, e se là fui sincero, c'è cioè, tutto un militare. E là a me ma sono cose che tu si racconta in cicri. Schiocinga, fra. Poi Bulldozer, un successo straordinario. Bulldozer straordinario. Diciamoci la verità. Certo, Bunare. No, fu un programma simpatico perché era la prima volta che comunque noi andavamo in Rai, sì, a fare questo programma in Rai, perché avevamo fatto molti spettacoli a Napoli, cose così. Io poi tengo un problema russo in famiglia. Quale? C'è tengo a mia sorella che è laureata. Ah. Abbia discendo di c'è l'odo. E la pecora nera la famiglia. Certo. Allora ogni tanto, perché facevi spettacolo, però mamma e papà ancora non si erano convinti che facevo questo giù. Cioè che facevo, capito? A buia. Comunque. Lo so, c'è la lo so, c'è la fatto, ma ormai si è bloccato, capito? Mi ha messo. È un uccio che sta lacrimando, gli ha favore, è stromba, ma non avevo, gli ha favore. No, gli ha favore, che ne sta Daniele? E ancora c'è il tuo punto. Allora, mia sorella, ed era l'esempio, mia sorella è laureata, tu non stai facendo, la sorella è laureata. La prima sera dice, mamma straccia sta allora, almeno io non faccio sta qui. Finalmente programma in Rai. Quindi mia mamma si attingiamo con salvo, visto a figlio, ma io diceva, vuoi cianchiere pure, cianchiere? C'è tarantello con cianchiere, non tiene proprio idea. Non magirlo. E poi infatti sul programma c'è una soddisfazione, però a me fa impresso perché veramente l'ultima fila sta pigliando fuoco. Ah, ci visto una scintilla che stai partendo, non credo che è un trick track. Perché. Poi, che ne ho cata domanda fa, ti va a domanda di pensione. Domenica in Maravenire. Maravenire che cazzo, Maravenire. Sei innamorata di te, proprio. Maravenire che. Maravenire però ti nel seno che è sceso.
In altro dice, Mara, vedi acqua e zucchero. E si dice, ma che cazzo sei svenuto? Ti vedi? Ti vedi? Ti vedi? E se ci rimanetta, e se rimanetta, i minietta. E se rimanetta. Se ciò che parlo. Comunque, come diceva anche la ragazza prima, con le donne hai successo, la Panicucci, Mara Venier. Abbo, Mara Venier. Cioè, se mi serve una sciarpa, ma poi... No, sai che cos'è? Che comunque, se tu fai spettacolo, sì, cioè, è più facile che una donna si avvicini, che noi abbiamo fatto certe figure niente che femmino, non ci hanno mai... Ciò a me, che più mi dava l'estra, cosa, una sala francese, poi tengono fisica particolare, che tengo spalla, subito faccio la panza, faccio fisica somalo. Allora, a Guaglione rimane impressionato, non pare che mi hanno lasciato i busto che vanno fuori discoteca. Che dice, te, manca arrivano, almeno pigliatelo direttamente. Invece se ciò, è poco carpentiere, non è più carpentiere. Carpentiere è proprio questo che va di femmina, papa, cosa. Ma poi anche tu stai nell'ambiente. Sì. Cioè... Infatti, perché tu oltre a essere un uomo di spettacolo, sei uno spettacolo d'uomo. Questo è importante. Tu che femmina, sta a posto? O si passa dall'uomo e ne capite grande cosa? No, sto scherzando. Siamo per la tradizione. Sta d'accordo, stanno i Mariolo, sta su fan, su di loro. Visti, qua c'era comunione, visto che cazzo. No, comunque visto che... Sta pure un uramo, fosse un Gigi che è rimasto ancora in la comunione. No, comunque vedo che le donne prima ti hanno assalito l'autografo. No, era mi la macchina in seconda fila era nascita. Ah. La città tenga quattro frecce, detto, mi ha fatto proprio, tenga la pistola, uscito. No, comunque prima scherzi a parte ho contato un 150 autografi ti sei fatti in 20 minuti insomma. Sì, sì. Non c'è male. Ma che cazzo? La Grecia è non fredda. No, pare che stai ingucciando. Mi fa piacere. Ma era a me riuscire ma. Allora c'è in mente, carta e penis e sta marca pure a pezzo. Se c'è da chi le cose stanno in boh, sto sbagliando, sì. Voi quanti anni tenete? All'artista o all'uomo? All'artista o all'uomo? Ah, è bello, microfono. No, sta là. No, sta bene. Ah, scusa. Innanzitutto chiedo scusa a tutta l'assemblea perché è un minuto di, diciamo, di non ilarità. È buono, una cosa seria. Voglio innanzitutto chiederti se hai mai ringraziato tua madre e tuo padre per averti fatto nascere a Napoli. Perché è a Napoli. Se tu fossi nato a Milano, non avresti questa comicità spontanea. Dillo tu. Questo te lo dice il sottoscritto. Io ti ho... Facciamo rispondere prima, poi dopo... Ti ho visto già in precedenza, ti ho ammirato a Pessum, al premio Charlot. Quindi ha vinto il premio Charlot, Alessandro. Esatto. Sì. Ti conosco bene. Ammiro la tua cosa perché è veramente spontanea. Come ce l'hanno la maggior parte dei napoletani. Bravo. Io sono medico, ho fatto praticamente pronto soccorso in zona di Napoli all'ospedale e ti posso dire che alcune volte il popolo che arriva lì per un fatto tragico di pronto soccorso assume gli atteggiamenti che aveva Troisi che hai tu. Benissimo, grazie, grazie. Adesso diciamo tutti ascoltaci signore. Grazie. Io, comunque se ho verso fatto, io una volta mi sono fatto male la gamba durante una partita di calcetto, mi hanno accompagnato all'ospedale, tenevo ancora calze rotte, pantaloncini e scarpetto per,
ma guardate l'infermiera, e tu vai giù, ma come ti hai fatto male? Siamo matrimoni e soro, ma no, e sono sciolato con i gonfietti. Vai giù, che ti senti? A Pino Daniele. Vabbè, ti volevo fare i complimenti e poi ti volevo chiedere se sei comunque emozionato per questo incontro. Sì? Oh, che cascella commossa, oh, su. No, io veramente volevo dire appunto perché se qualcuno, cioè se era possibile, qualcuno andava a prendere, no no, Rima Zaniel è una cipolla, perché a lui si c'ha portato. No, mangiamo una cosa, capito? Ci mangiamo, no, vale. E mangiati, ci mangiamo. Non fa per assai, dai. Sì, non lo fa. A proposito, ricordiamo anche che il tu primo giugno. La maglietta, ma ne hai detto. Il primo giugno ci sono i 10 anni del tunnel. Che è questa palestra di cabaret napoletana dove è nato artisticamente anche Alessandro Siani 10 anni fa. Ma si è ricordato chi su questa. E quindi a te is, A proposito, Nando Mormone, non so se è arrivato. No, che no. È il direttore del tunnel cabaret, il fondatore, no, non è arrivato. Va bene. Comunque un applauso per i 10 anni di cabaret del tunnel, dai. Un braccio che sei. E il mercoledì 1 giugno tutti gli artisti del tunnel più alcuni ospiti, Picone, Ficarra e Picone, ne sai due stagioni. A Ficarra e Picone, io quando vado a casa a mamma guardo solo tu, sono palermitano, Pedro Saggi a Ficarra e Picone, sono di Palermo, ma ne spettacolo pure a Dublino. Poi c'è Paolo Caiazzo, Enzo Fischetti, gli altri non mi ricordo, Antonio e Michele, poi c'è Rosalia Porcaro, poi ci sono alcuni comici del nord, poi c'è dei napoletani, Nando Variale pure, vabbè, e tanti altri. Quindi mercoledì 1 giugno alla Mostra d'Oltremare, all'arena della Mostra d'Oltremare. Il primo giugno, questo Oltremare, vuoi là la parte, dai. Come? No, cioè è meglio utilizzare il numero di telefono che è indicato qui. Ma cioè questo numero di telefono indicato, può darsi che forse non vendono loro i biglietti, ma programma l'omaggio, concerteria e gli altri punti vendita abituali. Concerteria e gli altri punti vendita. No, con chi venite, ho chiesto. A un mare cosa farò, ma non può far sapere che cosa do a polacco. Non dica fa esibizia, farò, ma vabbè, comunque. Comunque, 1 giugno, Arena Flegrea, ore 21, una non stop di cabaret. C'è C sopra. Ma straccia su qua dalla bambini. Pagare. Ma tu c'è C sopra. L'ha pigliato un grifo. C'è pure Alessandro Siani. È un primo magistraccio. È fatta anche la tua, vedi una cosa, vado a martellare. No, è terribile. Ma sta peggiorando in dalla gioventù, che andavi già. C'era così. Bella, Paolo, poi scegliamo. No, vediamo se c'è qualche altra domanda. Qualche altra domanda. Ma ripigliate. Sì. Qualcuno vuole fare domande da questa parte? Non vi emozionate, tanto chissà quando lo vedete un'altra volta a portata di mano. Qualcuno sopra, dai, oggi mi hanno fatto una domanda, l'hanno coppiata, proprio che li fatto, ma. Uno che rappresenta tutto. No, vogliamo parlare un po' di ingegneria. No, io ti avevo detto che in ingegneria stanno inguaiati di problemi. Non c'hanno la mensa, non c'hanno un sacco di problemi. Ma che la mensa però non è. Sì. Cioè, si mangia proprio alla mensa. No. Poi loro mancano quarto ancora la allora fino alle 2 si può mangiare. Ah, perché bisogna la mezza, perché si mangia poco. Dice che ragazzi però su a banda perché 2,50 euro sanno posto che si mangiano già. E poi a di 2 euro metto un Beniamino. Beniamino è tuo, Beniamino, come si mangia? Beniamino ha dato un minuto così, vai, ti viene a credere, lo dico solo a te.
Non potete fare una pelle di carne intera, non scarra, non sa, mi sono mucca, sputata una tavola. Ha detto vicino al cuoco, ha detto nemmeno sei stata capace di fare malato con stomaco. Beh, veramente. No, ma poi è necessario che anche 2 euro, vediamo, 2,50 euro a mezzo, a di 2 euro, che ci stiamo? O parcheggio a di 2 euro, già su 4,50 euro, capito? O, capito, 5 euro la metto in 2 mezzi, beh. Cioè, uno quando fornisce a Lauri, dice, ma mo sono un socio dell'università. No, perché no. Non hai messo i libri diciamo intorno ai 150 euro a esame, sono una trentina di esami. Un libro è come un spagnolo, giro. Cioè nonna, sono contro le droghe e tutti si cose. Quindi sono contro di voi. Io no, ci tengo a sfatto. Io non mai, nella mia vita, a parte all'aulina, non mi ho mai pigliato niente. E su sempre all'aereo, cioè io non ho pigliato niente, ma andate qua. Prima venite a fatto 6 cannuno. Mezzo ne manco pollicione europeo, veramente. Quindi non. Si ricende, Gigi. Ah, noi problemi. No, io dicevo veramente diventano soci dell'università perché no, ma delle cifre troppe. 8.000 euro di libri, poi gli studenti fuori sede pagano 250-300 euro al mese, quindi sono altre 4.000 euro all'anno di solo di fitto per una, non una stanza ma un posto letto. Neanche gli albanesi stanno in queste condizioni. No. Non le ho occasioni, no. Non ancora, allora va così, già stiamo partendo con 5. Io comunque ho fatto questo secondo, che io ne tengo. Cioè se mi chiama da me va bene, veramente un due portafogli mi hanno misurato l'ambito che non si vede un euro. Quindi non posso fare una mano. Comunque l'università è così, l'unica soddisfazione però che uno fa tutti questi sacrifici, tutti questi soldi, tutti questi sacrifici, tutta questa cosa, però la fa mocca. Quando finisce a me ne trovo un lavoro. Esatto. Purtroppo è diventato un problema anche per i laureati in ingegneria trovare un lavoro. Tu c'hai una ricetta per trovare il lavoro? Qua giù, non c'è niente, una cazzetta e una pistola. Voi andate fuori a un negozio, che sentite, io non sono un ravinatore, io sono fuori, cioè, sono fuori corso. Chi le c'è danno tranquilla che capisci? Prendete con il libretto a mano. Se non mai sapevo a fornire, se tenete ricciotta per meno a roba. No, se una ricetta, no, cioè, io credo una cosa che, cioè, che se la chiarisce, poi anche se non. Nel mio lavoro, se uno è bravo, esce. Con o senza raccomandazioni. Mi auguro che tra di voi, chi veramente è brava, cioè merita sta cosa, di avere un lavoro che comunque vi dia una soddisfazione, che mo con l'euro veramente non si capisce niente. Cioè l'euro veramente è una cifra che. Cioè tu un paio di scarpe. Lascia sta che tu i papà che sei sterzo quando eri cattato. Avete trovato il biglietto? Ah, quindi lavorate e vi divertite. Veramente non ce ne vuole. No, vado a baciare la mano, non esiste. Per me è capitato, no, una cosa. No, una cosa no. No, tra l'altro mi auguro che veramente tra di loro cioè, possano trovare un lavoro, perché con questi euro non si è capito niente. Un paio di scarpe, cioè tu per esempio se vuoi accattare roba così, cioè capito, tu trovo, tu vuoi, sì, capito, tu quando disse cammina a rasino, dico bucino, ogni due minuti fermo a salutare, chiuso sono tu qua, parla magari si brutto, tengo una maglietta, chi ne pulisce, perché a te ti piace proprio così, che ti piace di muovere, capito?
nel maglietto di scuola che pulce, che si muove direttamente. Però per esempio tu accattavi un paio di paciotti. Paciotti, sai? Cesare Paciotti, 300 euro, non pare scarpa. Cioè, nemmeno io mi sto mettendo con tutto il cartone. A chi mi aiuta a finire, io non ho poveretto, scusami, scusami, tu mi hai faletto, rofra. E la mamma qua. Tra l'altro qua è questa scena, la così. Un'altra tragedia sui parcheggiatori che con l'euro adesso chiedono 2 euro, 1 euro e 50, 3 euro. No, no, mai viene vicino parcheggiatore, cioè, senti, fa a piacere tu, a piacere mi è che stai buono, fra. Poi parcheggiatore a Napoli è bello, bravo, è una cosa intelligente. Chi te l'ha scritto? Perché un parcheggiatore a Napoli, se ci fate caso, tutto quanto tossici. Cioè, è vero o no? Ma che fanno? Un corso a San Patrignano? C'è quelli che stanno ci ho fatto. Qui ci portano. Non era proprio divertente, però era una cosa per far capire. A me che la da cosa fa, ma sa qual è? Quando mette la macchina in coppia e strisce. Sta partendo paura, taglio mimmi. Quando metti la macchina in coppia e strisce a Napoli è un'infamità. Metti casa 7 otture, va. Torna là, ci scusate, quant'è? 250, mamma mia, qua. Io poi la macchina e pipavo 150 euro. Ma stoppavano il parcheggio e non cavallo il ritorno. Sceniamo, che dici? Che tempo ci sta? Che voglio fare? 5-10 minuti per cento. È scaduto. Facciamo un quarto d'ora. Sì. No, volevo. È ruota libera. La ruta, magari lo aggiungo. Wow, wow. No, no, una cosa si perde. Una cosa si perde. Saltare una seconda mano di pittura lo che dici. Poi ce ne andiamo ancora. Una cosa si perde. A me sai, sto facendo proprio si va. Sto facendo maggiore accomodate, dai. Ditemi, non c'è stato problema. Chi stoi? Bum bum bum. E tu trovi vicino a Riccia. No, senza capire. No, perché voi siete il ginecologo. Però mi sono ducisata. A proposito di parcheggio, mi è capitato di parcheggiare. Bravo, ma c'è una pure dai, non vuoi ne vuoi? Perché te vengo a raccontare qua? No, la settimana scorsa ho parcheggiato alla Riviera di Chiaia, io sono rimasto in macchina perché stavo aspettando una persona. Ma c'ho già un culo, mi aggredi, te lo faccio. È che ormai mi stai sputtando in coppa tutto qua. Riccia, riccia. Oh, riccia, non sto facendo. Chissà se ne ha rasato già fai fuoco, che va a finire di sentirmi pure a ciammurba. No, 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 vai, va. Ho fatto realmente capitato. Riccia, sto fatto. Ho parcheggiato sulle strisce blu, c'è una parcheggiatura abusiva, io stavo in macchina aspettando una persona e quello voleva essere pagato lo stesso. Che è? È morto, no? E gli ho raccontato. E che cazzo, è pariato, so. Mi tiene con coronata così. Ma mi fa morire. Che mo sta all'era. Quando vira muscio. Comunque io volevo dire solamente una cosa. Lo dico adesso, approfitto per salutarvi. Per. No. Faccia due minuti che ci dicerà una cosa, no. Approfitto per ringraziarvi, per salutarvi, cioè veramente mi ha fatto piacere questa cosa, ma sinceramente, penso pure a te o no, Francesco? No, veramente no, Francesca si sveglia sempre verso l'una, no veramente, no veramente perché la notte fa tardi, capito, perché con la barra in sabbusca assai, quindi con one tira, si fa di che cavolo. Ma te la fatica la parola. Cioè, vuoi dire, io voglio ringraziare. Se ti associ a me oppure fanno fattore tuo. No, no, io. Una capriola. Voglio ringraziarvi. Scusa, no. Allora,
No, voglio ringraziarvi e spero che si rifarà questo incontro. Grazie a tutti. No, perché è un'emozione veramente, perché pensate noi come titolo di studio di Mapatenta, quindi voglio dire, è un'emozione stare qua. Abbiamo copiato. Campo cantato, veramente. Comunque. Ringrazio pure io allora. No, io voglio ringraziare. Ma grazie, ti ha fatto piacere sta cosa, no? Vi aspettato a quattro cose. Cioè, ma... No, no, ma se no, fai da vivo è brutto. Ma vi racconto una cosa, perché sennò... No, vi racconto perché poi è brutto. La cosa, ti immagini, non ce l'ha fatto. Non mi diverto, mi piace che vedete cose nuove, perché ma che si fa sempre così. O no? Cioè, per esempio, quando sono a casa, cioè, non lo so se ho pensiero questo punto. Io quando sono a casa e vedo uno, cioè, per esempio, mamma, che si fa sempre così. Cioè, penso, ma allora è solo questo. Invece a me piace che cosa... Cioè, mo se venivo qua, che tanto mo è fornuto, potremmo parlare. No, oh no, è fornuto, quindi potremmo stare rilassati. Tu mo sai venire. Ma mo... Cioè, mo venivo qua, facevo tutte le battute fisse, che avevo sapito a memoria, che c'aveva... Una... Cioè, a me vengono bambini nel mio camerino, guarda, è una cosa assurda. 7 anni, 8 anni. Oh! Oh! Sanno tutto, tipo, di a memoria. Cioè, non vogliono, se l'ha fatto, me l'ha raccontato 3 volte, c'è il signor, chi si sa c'è uno sviluppo in tasto come lì. Ma tua da virlo, cioè, a me mi fa piacere se voi apprezzate questo fatto che non è spontaneo, che come... Perché posso il cose fatte e strafatte, cioè raccontare una barzelletta, cioè, ognuno di noi la può fare. Cioè, mettere 4-5 battute insieme, poi hanno fatto una. Invece, secondo... Tu perché sei proprio così? Che tu a barzelletta, pure se a barzelletta te vorresti, facessi frate è inutile. Non accucciamo niente, né io né tu. Quest'estate siamo stati a mare, che generalmente 2-3 bagni ci bacimmo, che la lampada non me la faccio, che... È inutile, perché quando posso amare vado a mare. Tutto quanto oggi si porta assai Formentera, cosa si porta assai. Tutto quanto Formentera, un compagno tu in terra Palinuro. Palinuro. Tu si va a Scauri? A Scauri, e sai stiamo giù. Come ti chiami tu? Come ti chiami tu? Assa. Hassan, ma tu sei proprio di... tuo padre è egiziano e ti ha chiamato Hassan, ma Hassan? No, cioè, no, ma che a Napoli si fatta è complicato, oh, ma mi piace su Hassan. Hassan, comunque che sei stato? Palinur, quando tu vai a Palinur, non mi è mai capitato a giocare, non si trova un coppa zona di battipaglia. A battipaglia un coppa a mamma, quindi immaginate a mamma che sono un coppa in spalla. Quindi mamma un coppa in trambola. Comunque poi non va a portare l'uomo. Battipaglia c'è sta una grande infamità, c'è sta che la cosa di mozzarella. Yeah, tu vuoi essere onesto, ma come fai ad andare a mangiare? Cioè, dopo che la mozzarella che ti chiama, mi sono pure c'è allora, due messaggi. Ah, ma è un film. Comunque. Anche i cetti... I cetta. Come dice Verona. I cetti mi mangiano a fermare. O problema qual era, o giù. O problema che era... mozzarella, che si poteva fare una mozzarella così. Mozzarella, specialità contorni. Un bagno questo, un po' di caffè, ne pure io, patane, c'è un muoioco. Cioè, si vedrà se ne proprio in da snack astronomica. Un bagno, la setta là, ti pure io, babbare, in da sacca, già siamo funnetti a sacca e rum, no?
a giù mi schiatta in un valore un buttunato. Ma per quanto questi mi voglia bene, mi rescutate che si viene il curvo. A roba prima curvo, un parolo si sbuttunava. A roba seconda curva, la oliva si astrinia e tu gli apparire. Cioè, mamma! Arrivato a Palinuro, ma sentite tu zuliamo, girare ero tra il gummo, frate, fammi scendere, ma sentivo un moca. L'ultima cosa che scendiamo, che andiamo a sussurrare. Sussurrato. Adesso, molto sudato. Tengo i pili ambiente e stanno camminando con il pedalo. Tengo un altro gruppo di pili che sta aspettando che sta affittando, manca arrivo. Comunque. E che cazzo che stai facendo? Usce, comunque. Comunque io vi saluto, però vi voglio ricordare, grazie di cuore, grazie di cuore. Però voglio ricordare questa cosa importante. I comici non siamo noi. I comici sono due. Uno si chiama Mario Merola e un altro Nino D'Anna. I film di Mario Merola su Sembussis si festeggia in un ristorante a comunione lo figlio e Mario Mello. O io non ce la faccio, voglio morire. Dice babbo io. Quando a un certo punto voglio entra una banda di banditi, studa una luce ed iniziano a sparare all'impazzato. Ma che fai, ti spuri? Mica sono un governo. Guarda pure a me, guarda. Chi se continua a sparare? Voglio un'ora e mezza. Guarda, senti su po'. Mangiami. Frate, ma... E poi perché non? No, che non funziona. No, vedevo che non... Non ti sento buono, eh? Ah, non mi sento buono, stai a vicino alla coppa che stanno capendo, frate. Chi se continua a sparare? Un poco uccide il collo, frate. Mi... Appiccia una luce. È morto solo figlio di Mario Merola. Io padre non è che chiama l'ambulanza, no. Si mette a cantare. C'è un creatore in terra che sta morendo, un creatore proprio, un creatore, che è creatore? È fatta proprio a creatura. È proprio, è creatura, è creatura. E fa che è proprio... Babbo, ma... Vedi, sto morendo. Guarda, sono bianco, bianco, lemono. Ma da mano, si sta tirando su lì, si sto morendo. Guarda, è qua. Mio padre, zitto. La babba di una canzone qua. Guarda, guarda, guarda. Ecco. Per dire quale frase? O zappato. Non si scorda mamma. Cioè, ma che bucci con muratore non venire. Ma per concludere con Nino D'Angelo. Come si fa? Come si fa? La ragazza più bella e più ricca di Capri sanno amore Nino D'Angelo. Uno che 15 luglio cammina in coppa nella spiaggia con un maglione a colla di lana, uno che tiene un fisico con un anellice che ha bronchito,
è stato definito il nuovo Leonardo DiCaprio. Sì, maestro Titanic, l'ha acchiappato in faccia. Ma... Allora, grazie. Ciao. Ad Alessandro Siani. Grande mezzo! Se volete lo trovate al TAM, via Martucci, locale del cabaret napoletano, oppure il 1° giugno all'Arena Flegrea. Grazie ad Ateneapoli, grazie alla Facoltà di Ingegneria e al Rettore Trombetti. Arrivederci.